Io credo che sia abbastanza eloquente il fatto che Marilena Boschi si vada a candidare a Bolzano perché evidentemente ad Arezzo non ha chance, eppure dice di aver lavorato per le banche, di aver lavorato per i risparmiatori, in realtà ha lavorato per i banchieri, tra cui quelli della sua famiglia. Noi abbiamo un programma chiaro, la prima cosa è risarcire quelli che la Boschi e gli altri partiti hanno truffato e lo faremo trovando le risorse, perché a me non interessa, le risorse per i truffati delle banche devono essere trovate. E poi dobbiamo fare in modo che tutto questo non avvenga mai più, quindi una super procura per i reati finanziari, per i reati legati agli scandali bancari, deve essere istituita e deve tutelare con delle specifiche competenze i risparmiatori dalle truffe bancarie e infine anche la possibilità per chi mette i soldi in banca di sapere se quella banca li sta spendendo per metterli nell'economia reale, nelle imprese, oppure se li sta andando a giocare in borsa. Quindi un Glass-Steagall Act italiano, come è stato fatto in Inghilterra e come si fece negli Stati Uniti e poi si è tornato indietro, infatti i risultati li abbiamo visti della crisi del 2007. La commissione d'inchiesta sulle banche deve essere permanente, quindi non va solo rinnovata, ma bisogna fare in modo che ad ogni legislatura rinasca, perché lo avete visto, hanno lavorato 3 mesi sotto la presidenza di Casini, quindi con le gomme a terra in pochissimo tempo e comunque sono venute fuori delle informazioni importanti. E faremo in modo da portare in quella commissione parlamentari che abbiano competenze specifiche, non solo i parlamentari uscenti, ma anche persone del giornalismo italiano, della magistratura italiana, di tanti tecnici che possano andare lì a fare le pulci alle banche, nelle banche che si nascondono i segreti dei partiti, perché molto spesso i partiti sono diventati delle banche e le banche sono diventati dei partiti.